Grazie Presidente. Intervengo anch'io con la mia piccola esperienza politica di amministratrice locale, ma anche di membro di una, anni fa, di una commissione regionale per le pari opportunità. Quindi, come molte colleghe, ho visto tanti cambiamenti. E se ripenso a 20 anni fa le cose che si sentivano anche da parte di politici, di istituzioni, veramente si accappona ancora la pelle. Ma anche in 16ª legislatura, ricordo che durante discussioni su questi temi si sentivano ancora delle frasi piene di pregiudizi. La realtà è un'altra e ci viene proposta ogni giorno da telegiornali, giornali, eccetera. Ed è sconcertante. Io sono molto preoccupata, quindi ritengo sia un'ottima cosa il fatto che con proposte non solo del governo ma anche di vari colleghi e vari gruppi si voglia avere un progresso, un miglioramento della risposta dello Stato su questi problemi gravi. Nell'articolato vediamo molte cose, appunto dalla tempestività dell'ascolto della vittima, della persona offesa entro 3 giorni da parte del pubblico ministero, l'allontanamento dalla casa e divieto di avvicinamento per i persecutori, la formazione degli operatori di polizia, l'aggravamento delle pene per l'induzione al matrimonio, le misure a favore degli orfani dei crimini domestici e sostegno alle famiglie affidatarie, l'aggravamento delle pene per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso, il discorso anche su chi danneggia con l'acido, le spose bambine, insomma tante cose che cercano di mettere rimedio rispetto a quanto purtroppo sentiamo sempre sulle televisioni. E io sono molto preoccupata di questo fatto, perché certamente l'emersione è una cosa importante, ma c'è un principio che mi preoccupa assai, è che è quello della normalizzazione. Ci abituiamo al fatto che comunque queste cose succedano e in alcuni casi, secondo me, ci può anche essere un effetto imitativo. Quando si disfa una famiglia, quando si disfa un rapporto sentimentale forte, si scatenano rancori, si cercano alibi per dare la colpa all'altra parte. E se non c'è quindi è un momento, sono sentimenti umani, ci può essere, ma se non c'è poi un'educazione al rispetto che permetta, al di là dello scoppio di questi sentimenti che possono essere umani, il dire mi devo ricondurre in un binario di normalità, di rispetto, di civiltà, se non c'è questa cosa si assiste a di tutto di più. La cosa che mi preoccupa ulteriormente è il fatto che sia faccia audience, perché altrimenti le televisioni non farebbero tutti questi talk show di approfondimento, ci sia una crescente morbosità verso l'horror. Cioè bisogna sapere tutti i particolari di queste cose terrificanti e ci si abitua. Ci si abitua a discutere poi dal parrucchiere, al bar, in famiglia, mai visto, e al bambino ho fatto questo, e alla donna quell'altro. Non ci si può abituare. E quindi una cosa che dico da tantissimi anni è dobbiamo rinforzare incredibilmente il lavoro sui bambini, a partire dai bambini, perché siano con l'aiuto delle scuole. E io ho visto nelle scuole dei lavori fatti proprio sul contrasto alla violenza sulle donne, importanti, disegni importanti, temi importanti, quindi lo capiscono, in modo che siano sempre in grado di capire qual è il comportamento giusto da tenere.
Questo è fondamentale, perché, e concludo Presidente, c'è un aneddoto che dice alla morte di un mafioso i due figli prendono strade diverse. Uno diventa un mafioso come il padre, l'altro diventa un poliziotto. E alla domanda, ma come mai hai scelto questa strada? La risposta è identica, con un padre così, quindi c'è chi segue perché ha accettato quel modello, c'è chi decide autonomamente, anche da figlio, anche da persona legata affettivamente, che quel comportamento è sbagliato e quindi lo combatterà anche con la propria professione. Dobbiamo cercare di far diventare tutti, nel caso del mio esempio, poliziotti, cioè stigmatizzare e combattere queste cose, ma bisogna farlo con grande, grande, grande impegno. Un'altra cosa, scusate, poi concludo davvero, mi dispiace però quando in aula si parla di rispetto, di rispetto, di rispetto, io credo a tre cose che una collega durante un evento dell'8 marzo su un cartello ha sintetizzato in maniera piuttosto volgare, cioè Dio, patria e famiglia. Secondo me sono tre cose molto importanti sulle quali si basa il mio sistema valoriale. Sentirle dire, leggere scritto che vita de M puntini puntini, penso sia molto 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 irrispettoso, e mi dispiace che la collega Cirinà abbia pensato che fosse spiritoso. Grazie. Grazie senatrice Rivolta.